Carissimi amici di Outbreak Channel, ben ritrovati! Oggi siamo a presentarvi un video un po' fuori programma perché abbiamo sconvolto quella che era la scaletta dei video programmati proprio in virtù di un evento commerciale imperdibile che non volevamo rischiare di farvi conoscere quando oramai fosse troppo tardi. Parliamo in effetti di un marchio importantissimo nel mondo degli accessori per armi corte che è Olight, quindi parliamo di torce sostanzialmente e di torce in questo caso tattiche, quelle che vanno montate sui rail o meglio sotto i rail delle moderne pistole e che vengono utilizzate in molteplici situazioni. Gli operatori, guardie particolari giurate o operatori di pubblica sicurezza le montano per fare i servizi ispettivi di notte, per poter avere a disposizione una fonte importante di luce direttamente coassiale con la linea di mira, ma anche tanti appassionati di Tactic Cool ci si divertono per fare tutta una serie di corse, esercitazioni, gare in situazione low light e quindi questo tipo di accessorio si è sempre più diffuso tra i tanti appassionati, non ultimo anche io che ne ho di diversi tipi. Questa prova è una Olight un po' particolare perché è un modello assolutamente nuovo. Adesso andiamo a fare insieme l'unboxing. Allora, questo è un altro prodotto che anche questo vi interessa ai fini della promozione che vi sto per illustrare, ma il prodotto principale, eccolo qui, la Valkyrie PL Mini 2, una torcia tattica da slitta Weaver che ha delle doti particolari che mi hanno stuzzicato e mi hanno interessato. Intanto vediamo di aprire la sua scatolina, ecco qua, vediamo pull out, quindi tira la linguettina e all'interno troviamo i ringraziamenti per aver scelto il prodotto, un cartiglio di istruzioni, un ricambio che adesso vedremo di cosa si tratta e una piccola chiavetta a brugola fatta proprio per le brugoline di questo ricambio. E poi cominciamo a vedere quello che è una cosa un po' particolare, il cavetto per la ricarica, quindi parliamo già di una torcia che ha una batteria ricaricabile incorporata, che è un plus incredibile, anche perché lo sapete, le batterie di ultima generazione costano più delle torce importanti di vecchia generazione, ma questa torcia per me in particolare è una novità assoluta perché ha questo sistema innovativo di ricarica che è un sistema magnetico che non va a infilare, inserire, attaccare degli spinotti e che quindi permette la costruzione di una torcia assolutamente stagna che non abbia delle portine d'accesso all'umidità che è il principale nemico di questi attrezzi elettronici. All'interno della scatola non c'è più nient'altro, ma tranquilli, non si tratta del classico mattone nella scatola che vi hanno venduto truffandovi all'autogrill, perché la torcetta trova posto in un apposito sagomato posto al di sotto della scatolina, un po' per risparmiare spazio e packaging, un po' perché è una cosa carina. E vediamo adesso qui proprio come è fatto l'attacco per la ricarica, un attacco assolutamente chiuso, basta che io avvicini il mio jack magnetico che lui si trova alla strada e è pronto a ricaricare. Ricaricare da dove? Beh, c'è una comodissima presetta USB che vi consente di ricaricare dai trasformatori dei cellulari alle prese USB dei vostri PC, quindi nella maniera più versatile possibile, perfino dalle prese USB dell'auto.
E Olight è un marchio stranotissimo a tutti i tactic cool prima rinominati, perché sostanzialmente è sulla PL Pro un best seller assoluto nel mercato delle torce tattiche, che vengono realizzate praticamente tutte le fondine preformate per la pistola che già venga dotata di questo tipo d'accessorio, per cui l'avete visto in migliaia di film, telefilm, addosso agli operatori militari in tutto il mondo. È una torcia assolutamente indiscutibile come fama e come bontà, proprio per questo viene adottata così diffusamente. Intanto approfittiamo per farvi vedere qual è il ricambietto che viene dato in dotazione. È l'inserto che meglio si adatta a quelle che sono le caratteristiche del vostro rail Picatinny, cioè quanto sono larghi questi vuoti, meglio troviamo per adattarci quello montato di serie o quello proposto come ricambio all'interno della sua confezione. Ora, di queste torce abbiamo detto ne abbiamo un po' tutti qualcuna. Se ricordate, queste erano quelle un po' più diffuse fino a qualche anno fa, perché integravano addirittura il laser e si poteva accendere la torcia, si poteva accendere il puntatore, solo che, come potete ben vedere, le dimensioni di un accessorio del genere sono dimensioni assolutamente importanti, e nel 99% delle fondine, anche quelle che hanno l'alloggiamento per la PL Pro, non c'entrano. Quindi nel tempo e nell'evoluzione la ricerca della tecnologia si è spinta per andare a realizzare delle torce sempre più compatte e più potenti. Questa, per esempio, è una Next Torch, che praticamente è un attrezzo professionale, già professionale, che ha la possibilità della doppia accensione a luce fissa o a luce accesa solo a pressione, e comincia ad avere potenza di 200 lumen, quindi salgono le potenze di illuminazione, scendono le dimensioni, ma sono sempre attrezzi abbastanza ingombranti, fino a raggiungere, diciamo, dimensioni sempre più compatte, più vicine a quella che è la sagoma della nostra arma, per sporgere meno possibile da quella che è la nostra volata. Vedete come cambia negli anni, nell'evoluzione e ahimè anche nei costi, l'ingombro e la sporgenza di questo tipo d'accessorio, che andrebbe bene di qualsiasi forma e dimensione purché fosse leggero, a patto che uno uscisse di casa con la pistola in mano. Ma per gli operatori, abbiamo detto, che hanno l'esigenza magari di avere la torcetta al fianco, bisogna poi trovarci anche la custodia, e qui è una cosa abbastanza difficile. E arriva quindi la PL2 Valkyrie dell'Howlite, che cattura assolutamente subito la mia attenzione, sia per le sue dimensioni estremamente compatte, sia per la leggerezza, sia per la soluzione della sua batteria integrata, sia anche per la sua incredibile potenza. E inoltre per un'altra caratteristica molto molto interessante. Come potete vedere, l'ultima generazione delle torcette tattiche vuole il doppio comando, ripetuto sul lato destro e lato sinistro, per essere assolutamente ambidestra per qualsiasi tipo d'operatore, se destrorso o mancino. Vedete, anche questo genere di torcia ha la stessa soluzione, ha il bottone a destra e il bottone a sinistra. Le dimensioni sono assolutamente già più compatte, ma quando monto questa torcia ho una posizione obbligata che dipende dalla distanza del vuoto di fissaggio della mia slitta waver, ok? Parliamo di questa qui, di questi recessi dove si va a fissare il blocco di qualsiasi accessorio, e quindi la distanza che c'è tra uno dei due o tre vuoti presenti
sotto il sottocanna, dipende quanto io possa avvicinare i comandi o meno al mio grilletto. Vedete, in questo caso, in questa mia SIG P250, mi ritrovo ad avere all'incirca un 8 mm di vuoto tra il corpo della mia torcia e la guardia del grilletto, che vuol dire sostanzialmente ho 8 mm più spostato in avanti il comando d'accensione. Infatti vedete, ci arrivo appena con la punta del polpastrello quando sono in impugnatura. Approfittiamo proprio della nostra SIG P250, intanto facciamo il nostro check di pistola scarica, ma le ho già controllate tutte prima di iniziare il video, le rivediamo comunque insieme, non fa mai male, e approfittiamo della versatilità di quest'arma per sostituire addirittura tutto il fusto, che questo ve lo ricordate è quello della X-Carry, elaborato e intagliato dal maestro Antonio Smither, che è veramente secondo me il non plus ultra in questo tipo di attività a livello internazionale. Ha superato con la proverbiale maestria italica anche gli statunitensi, che hanno incominciato a inventarsi questo genere di personalizzazione e accuratizzazione dell'arma, e lo montiamo in modo che si possa anche meglio apprezzare come visibilità sull'ultimo grip module che ci ha mandato la nostra signora Cristina dell'Almeria Bolt Action. E quindi, senza indugio, facciamo in maniera, come oramai ho abituato a vedere, estremamente rapida e semplice la sostituzione della gondolina della nostra Sig Sauer e passiamo in pochi secondi da un grip module X Carry al grip quello compact standard, e cominciamo a vedere intanto come collegare questa fantastica torcetta. Basta allentare la leva a baionetta di blocco, una leva rapida, e posizioniamo quindi sulla nostra slitta la torcetta. Vedete, anche qui è distanziata. Proviamo a metterla un po' più vicina. Non ci va, perché se vado più vicino le due alette, ovviamente quando devo fare l'operazione per far passare entrambi gli attacchi, che devo inclinare necessariamente la mia torcia, non ci va. Però finché non ho ancora bloccato chiudendo, posso fare questa cosa qui, posso spostare il corpo della mia lampada e poi arrivare in chiusura. Voi direte, c'è troppo spazio qui, è meno stabile. Posso avanzarlo e sopravanzarlo addirittura per fissare più vicino l'attacco e solo dopo andare a mettere la mia torcia nella posizione più favorevole possibile nei confronti del mio dito che impugna, con una pressione costante e secca, diciamo così, accendo in maniera fissa la torcia, con lo stesso sistema la spengo. Se invece tengo premuto, ogni volta che lascio la torcia si spenge. Le modalità classiche di utilizzo della torcia tattica. Questo sistema mi permette di adattarla con estrema facilità a tutte le impugnature. Altre caratteristiche: la potenza di illuminazione. La Valkyrie, nonostante le sue compattissime dimensioni, ha una potenza di 600 lumen.
600 lumen vuol dire che illumina a giorno una zona estremamente ampia del vostro visus di fronte a voi, anzi riesce ad arrivare agevolmente a illuminare in aperta campagna e in condizioni di buio completo fino quasi a 150-200 metri in maniera estremamente efficiente. La durata della batteria è di circa un'ora se accesa a 600 lumen. La profondità in cui si può vedere in maniera agevole comunque rimane intorno ai 100 metri, anche se, come appena accennato, il fascio illumina nel buio assoluto anche più in là. Il peso è di appena 72 grammi, comprensivi della batteria proprietaria integrata. La cosa molto bella del nostro sistema di caricamento è che io lo posso caricare in maniera estremamente agevole in automobile mentre mi reco sul campo se mi sono scordato di farlo a casa. Lo posso fare attaccandomi al computer in ufficio, ma soprattutto lo posso fare senza la necessità di smontare dalla mia pistola la mia torcia, in più smontare la torcia o tirare fuori la batteria, aprire la torcia come si fa normalmente, estrarre e ricaricare la batteria. Posso farlo anche all'interno del mio armadietto blindato, basta metterci una power bank e lasciarla in carica senza bisogno che la pistola sia poggiata su un tavolo o messa in maniera esterna e quindi accessibile. Queste dimensioni così compatte fanno sì che sia compatibile più o meno con tutte o quasi le fondine presagomate per portare e ospitare anche una torcia, e quindi non vi obbliga a cambiare buffetteria. Questa soluzione attualmente, a mio avviso, è all'avanguardia. Ma perché dicevo ve la presento così di fretta oggi? Perché proprio da oggi, lunedì 24 agosto, e per una settimana solamente, sul sito della Olight, quindi direttamente sul sito, è acquistabile questa e tutta una serie di prodotti sempre della stessa casa con lo sconto del 40%. In più, se fate pubblicità all'iniziativa sia via email sia pubblicandolo sul vostro profilo Facebook, la Olight vi ringrazia mandandovi la I1R2, una torcetta portabile, portabilissima. Adesso la apriamo insieme anche questa. La viviamo in prima persona insieme, e anche questa c'ha il sistema quello carino della linguetta per tirarlo. Ecco qui, è una torcetta estremamente compatta, molto molto carina. Vediamo questa. Ah, vedete? Questa ha un sistema di ricarica con la micro USB e poi si chiude con un O-ring di tenuta per diventare stagna. Ecco qua la torcetta che si accende e si regola per l'intensità a seconda di quanto vado a serrare o allentare il tappettino, quello lì che va a nascondere la micro USB. Questa pila è così compatta, poi è ricaricabile, è molto comoda, è stagna, è anche elegante perché ha un colore simpatico, e la metterò in sostituzione di quella che è la mia torcetta che normalmente porto nel portachiavi, che è della True Night. Perché la sostituisco? Perché sostanzialmente, al di là della comodità di avere una pila ricaricabile piuttosto che quella da sostituire di volta in volta, è quasi la metà. E oltre a essere più compatta, più carina, ricaricabile, e quindi non con la schiavitù di avere ogni volta la giusta pila da doverci mettere, ha una potenza anche superiore, perché ha 150 lumen di potenza contro i 120 della True Night, che sicuramente risponderà a questo tipo
di proposta con un prodotto anche questo nuovo, ma per il momento questo funziona meglio. Ha un valore commerciale d'acquisto comunque ragionevole, perché costa comprarla sui 25 euro, ma come detto, se approfittate degli sconti offerti in questa settimana eccezionale, quindi andate a pagare per esempio questa torcetta che costerebbe all'incirca 100 euro ma l'andate a pagare meno di 70, ma vale anche per tutte le altre torce, quelle da EDC portabili o da testa con l'elastico, quelle che si mettono sul cappellino piuttosto che sull'elmetto. Quindi la scelta è infinita, l'occasione è ghiottissima. Non vi dimenticate però di fare un po' di pubblicità per beccarvi anche un regaluccio. Sostanzialmente vi vendete un post sulla vostra pagina Facebook e il pagamento verrà fatto in natura, con un oggetto estremamente utile, ben fatto, rifinito e tecnologicamente super avanzato. Ma le promozioni di questa fantastica settimana non finiscono qui, perché oltre all'omaggio per la diffusione, se spendete oltre 119 euro avrete una RN 120 in omaggio, valore all'incirca una quarantina d'euro. Ma se addirittura superate i 200 euro di spesa, i 199 per l'esattezza, avrete una Open che ha un valore di 60. A 299 avrete l'M1 T Plus e un omaggio in più, che però Low Light non specifica, lo definisce un omaggio segreto, e qui parliamo di un valore che per 300 euro spesi supera i 100 di valore di prodotto. Se invece vi fate prendere la mano e spendete 439 euro o più, avrete la PL Pro, la fantastica torcia tattica, quella più diffusa, apprezzata, anche se personalmente io oramai preferisco in assoluto questa Valkyrie, questa PL2, e quella vale all'incirca 155-156 euro. Quindi sostanzialmente più o meno un 20-25% di sconto in merce, perché non vi viene defalcato il valore nel momento del pagamento, ma vi viene dato un gadget del valore corrispondente, diciamo così, al 20-25% dei vostri acquisti, sempre di massima qualità. E sono tutte cose che sostanzialmente noi tiratori appassionati, survivalisti o anche prepper, abbiamo, amiamo e compriamo con continuità. Per cui, per chi come me, come tanti di voi, in questo mare ci sguazza, sicuramente si ritrova a prendere tutta una serie di accessori di estrema qualità e un prezzo incredibilmente competitivo. Quindi affrettatevi, andate direttamente sul link che è posto in descrizione al video. Quando voi vedete il titolino, aumentate quello che è lo spazio descrittivo e troverete un link che direttamente vi porta su questo sito della Olight, un sito ufficiale della casa, che vi potrà illustrare in maniera più dettagliata quello che vi ho detto in questo video, e quindi potrete procedere ai vostri acquisti risparmiando tantissimi soldi, avendo tantissimi regali e ottenendo dei prodotti di immensa qualità. Se anche questo video vi fosse piaciuto, come di consueto vi invito a cliccare il pulsantino in basso a destra del vostro schermo per gratificare il mio piccolo impegno con un per me sempre simpaticissimo like. Se pensiate che altri appassionati possano trovare in questa settimana di sconti pazzi l'opportunità di portarsi a casa un oggettino che fino a ieri si chiedevano se era il caso o no di acquistare per via del costo, non dimenticatevi di condividere questo video su tutti i social,
raggiungendo così tutti i possibili interessati. Se infine siete dei follower talmente affezionati che volete contribuire alla crescita del canale e a darmi una mano a realizzare sempre più interessanti e numerosi contenuti, da oggi potete farlo cliccando sul pulsantino abbonati. Ma se siete solo per la prima volta qui sul canale o ancora non lo aveste fatto, non vi fate scappare l'opportunità di iscrivervi gratuitamente al canale cliccando sopra il mio faccione con la maschera antigas. Attivando la campanellina delle notifiche sarete informati in tempo reale per ogni nuovo video caricato e non ne perderete più nemmeno uno. Anche per questa volta quindi è tutto, appuntamento come sempre alla prossima.